campare nel rischio di dire cose o marcinote oppure forza a tutti i costi originali. E mi sono limitato a scegliere alcune cose interessanti legate ai ragionamenti che farà la luce dopo. Quindi, come chiedi, forse ha una riflessione che Mattarelli sviluppera nel suo intervento a proposito appunto di questo rapporto tra forse il massimo protagonista del Novecento e la storia in generale. Un suo contemporaneo, che amico personale di Regno Poesie, Gideon, a un certo punto, scrivendo questo suo amico, dice testualmente che non si sottopose mai ad una regolare specializzazione per l'università, diede prova di capacità istintiva del genio, comparando tutto quello che era in corso, una nuova realizzazione, dove si poteva stabilire uno stimolante rapporto con un'epoca passata. Aggiungendo poi che per visitare il tempo, il Cinquecento, San Pietro, San Marco, le bianche case caratteristiche dell'autore, cui praticamente non si sottoposero a un loro lavoro. Allora, sentiamo poi da Mattarelli qual era questo rapporto, diciamo, come dire, intenso tra il passato e la grande innovazione di Brunelleschi. Ancora un altro autore che a partire dagli anni 60, quindi vivente, ci dice che ci parla a proposito dell'atteggiamento polemico di Brunelleschi nei confronti della contemporaneità, che poi sono uno spunto per alcune sue riflessioni. Le scuole sono il risultato della teoria del XIX secolo, in un'epoca di generale rinascita, queste con i loro diplomi hanno ufficialmente soffocato l'architettura. Durante tutta la sua carriera, Le Corbusier non ha mai cessato di pubblicare libri e articoli, difendersi e polemizzare, a volte per denunciare i teorie generali, a volte per illuminarci sull'orientamento di un'esperienza particolare. E il senso profetico di queste affermazioni lo troviamo ancora più avanti in altre significative pubblicazioni che sono quasi coere, diciamo, sono coincidenti con la scomparsa di Le Corbusier. Pensando alla singolarità di questa figura, che è una figura che raccoglie una serie di opere straordinarie realizzate e che d'altra parte ha dei detrattori riconosciuti, dei suoi invece appassionati ammiratori dei letteratori, Le Corbusier, artista, sostenitore del moderno, naturalmente l'artista è oltre queste contraddizioni, è oltre i limiti della polemica. Poi ancora, un piccolissimo inserto, giusto per chiudere queste piccole note che vado tratteggiando, che mi sembra importante, il tratto dal Corriere della Sera del 28 agosto 1965, l'articolo firmato da Giuseppe Caronia, che ci, diciamo, annuncia la morte di Le Corbusier. Il maestro nell'occhiello c'è scritto un maestro di verità e bellezza, e che così conclude questa stagione, che è tutta, come dire, legata a questa esperienza che Mattarelli poi approfondirà nel suo intervento. Negli ultimi anni Le Corbusier progetta un museo in Giappone, e poi nella sua lunga vita Le Corbusier ha incontrato molti ammiratori e molti detrattori. 30 anni fa, allora giovani studenti, non tanto avevano impressione della sua opera e delle sue teorie, quanto per il fatto che allora cinquantenne batteva ogni anno il record di voto a lunga distanza. È stata coltivata questa vecchia passione a sbroccare la sua splendida vita. Oggi, pochi possono contestare il valore
indubbiamente senza la burocrazia l'architettura moderna non sarebbe stata quella che la burocrazia ci ha insegnato, che quando un'ottima conoscenza dei materiali, una scrupolosa analisi della funzione vengono sollecitate da un'appassionata volontà di ricerca della verità e della bellezza, scaturisce la grande architettura. Per il Corbusier, come tutti i grandi architetti, la logica conduce alla verità e la verità alla bellezza. Ecco, io vorrei concludere con queste parole che mi sembrano illuminanti di un processo che, visto questo protagonista, raccontato attraverso questi spunti che sono poi gli argomenti che ne affronterà tra poco. Grazie. Bene, ringrazio l'Accademia Teatrale, a Pietro Cagnaglio e a Fede Panzeri per questa densa introduzione. Il tema del mio intervento è Le Corbusier e l'antico, che è un simbolo. Beh, da un lato abbiamo il massimo esponente della modernità e sul fronte opposto la categoria apparentemente oppositiva, l'antico, come se ci fosse un contrasto esistenziale tra questi due aspetti, ma in realtà lo sappiamo, tutta la modernità del movimento moderno e tutto il dialogo sociale con l'antico che non si riversa mai in un ambito stilistico, ma essenzialmente in un ambito di tipo intellettuale, culturale. L'esperienza dell'antico in Le Corbusier avviene nella sua prima apprendistato, nel 1911 comincia i famosi suoi viaggi che poi saranno raccolti nei suoi carri, su istigazione del suo primo mentore, che è Charles Le Corbusier, che loro comincia a viaggiare e Le Corbusier risponde con viaggi che saranno più famosi, quindi a Berlino, ad Atene, a Roma, a Pisa, a Pompei, a Pisa, a Costantinopoli. Però in questa sede non interessa meno le capacità per seguire Le Corbusier tutti i suoi viaggi. È stata fatta a Roma al massimo importante mostra proprio su Le Corbusier e l'Italia. Quello che a me interessa è come l'esperienza dell'antico sia per Le Corbusier un corpo vivente, un materiale che dà indicazioni al presente, quindi non semplicemente un momento di conoscenza. In altre parole, Le Corbusier non è il viaggiatore sentimentale dell'epoca del Gran Turco, ma è qualche cosa di diverso. L'antico non è conoscenza, ma è invenzione dell'uomo, appartiene al presente, alla sua possibilità di reinventare ogni volta. Penso che questo tema sia di grande importanza per due motivi. Il primo è che ricorre, come è stato anche ricordato da Federico Passeri, i 50 anni della sua scomparsa nel mar Mediterraneo. Questo rende la possibilità di una lettura meno viziata da pregiudiziali ideologici, quelli a cui faceva riferimento anche a Federico Passeri, dal dopoguerra in poi, il neoliberty in ambito nordico, Roma, il paese dei barocchi in ambito invece dell'Italia, del centro-sud, sono momenti fortemente critici del movimento moderno e in qualche misura anche del rapporto dei maestri tra Le Corbusier. A distanza oggi, nei 50 anni della sua scomparsa, forse il discorso sulle Corbusier si fa meno viziato da pregiudiziali ideologici. L'altro aspetto, mi sembra fondamentale, è che Le Corbusier venga analizzata proprio in questo suo rapporto. In questa platea ci sono architetti italiani, ma ci sono anche studenti dell'Accademia Italiana, a cui va il pareggio di aver posto la questione centrale della cultura italiana, che è lo stato politico, che è fondamentale non solo nella cultura, nella letteratura, nel cinema, ma soprattutto è fondamentale per chi invece si occupa di progettazione. Queste mie riflessioni su Le Corbusier, derivano da una prima riflessione che è stata fatta sul sito del mio dipartimento, il DIA, perché
ha pubblicato in occasione del 50 anni di una nuova dell'Italia. Un secondo intervento, a cui io credo molto, anche piuttosto curioso, bizzarro, non ortodosso, è che ho provato a dire alcune cose sulle condizioni, sul suo linguaggio, sulle sue contraddizioni, sui suoi approcci alla progettazione e all'antico, con un'apparenza dei disegni, cioè come se il disegno, accanto alla parola scritta, fosse un testo, e quindi piuttosto che declamare alcune mie idee giusto o sbagliate che fosse attraverso il testo, mi è sembrato piuttosto curioso sperimentare un altro elemento che è quello del disegno. L'ultima pubblicazione è uscita adesso, quest'anno, per l'edizione Architetti Romani Editori, che poi è anche la casa editrice della sede che ci accoglie, è un libro che si intitola La complessità e contraddizione di una le conclusioni, dove cerco di mettere in evidenza le diverse quello che ho chiamato le contraddizioni programmatiche del linguaggio di tipo più serio, che per lui invece con altre parole, ma con argomenti affini, chiama contraddizione esibita, quindi la contraddizione è come una sfida che le conclusioni lancia a se stesso, quindi è come se lui fosse sfidando, che non si accontenta delle proprie risultati acquisiti, ma ogni volta rilancia e mette la stessa oltre l'ostacolo. Questo testo, io diciamo un sistema che limita anche qua nella libreria, si compone, non lo dico molto brevemente perché poi voglio ricordare l'argomento che è più antico, si compone un testo di alcuni disegni. Questi disegni sono una sorta di anastimosi immaginario, cioè in altre parole prende alcune figure iconiche di Corbusier e li compongo attraverso dei paesaggi tematici che di volta in volta illustrano alcune contraddizioni programmate, che sono per esempio la dicotomia tra sole e luce, partendo dalla figura che è in fondo al libro della Maison du Sole, che rappresenta proprio come se fosse una sua testimonianza. Altri elementi, il rapporto tra geometria e organica a partire dal museo a crescita in Italia, ma quello che vedete sono figure che sono rimesse di nuovo in gioco, ma appartengono alla iconografia di Corbusier, sono quelle che vedete l'istrumento più basso. Ho composto questi disegni durante il periodo di Natale, per cui se dobbiamo usare un linguaggio memorabile più che anastilosi immaginari, sono una sorta di presente che ricompongo a partire dalle suggestioni di alcune figure di Corbusier. Quindi il tema orizzontale verticale, come se fosse una visione da una ipotetica unità di abitazione che faccia verso il paesaggio di Algeria. E così anche questa verticalizzazione di un famoso, purtroppo non realizzato, progetto di Rimor Piusini, che è la fondazione Olivetti, fa verticalizzata, quindi attraverso questo espediente si crea una figura in cui il contrasto tra il mondo nazionale e il biologico è particolarmente evidente. A questo si sposa anche il tema ricorrente delle due mani, quindi le due mani come apporto tra questi due mondi diversi, ma necessari e complementari. Infine, questo quadro, questa raffigurazione sullo sfondo, la scomposizione del quadrato secondo il mondo, e poi il corruso invece dell'elemento antagonista che sono le cose organiche. Questo è un po' più piranesiano e quindi come se fosse una sorta di forma unis sempre sullo sfondo della scomposizione del quadrato secondo il mondo, anche ripetuta dall'elemento antagonista e dall'elemento. Ecco, al di là appunto del consigli per acquisti, quello che invece vorrei tornare è proprio il rapporto fra Le Corbusier e l'antico, come appena anche concludente del tutto con quello che l'Accademia promuove.
Il tema che d'accordo con l'antico non è così complesso come tutte le vicende di questo maestro del moderno, non so, per cercare di parlare di questi molteplici aspetti, relazioni, sinergie tra questi mondi, tra il mondo del primo secolo, di quanto, le sue contraddizioni e il tema dell'antico, farò riferimento a quattro stanze tematiche. Il tema della Mediterraneità, il tema della pianta, la lezione di Roma, unitamente a questa della diatena, e infine il tema delle rovine, mediato dalla figura di Giovanni Battista Pilatese. Cominciamo dalla prima figura, il Mediterraneo. Il Mediterraneo è la culla del modello, appartiene a diversi della nazione del modello. Il Mediterraneo per il moderno non è un luogo geografico, il Mediterraneo per il moderno è il mondo del mondo, che si compone essenzialmente di due figure, una alta e una bassa. La figura alta è quella alta del tempo, con le sue ombre, con le sue luci, con il suo linguaggio stabile nella cultura del mediterraneo. L'elemento basso è quello invece del regolare, quello dei villaggi, con le sue strade tortuose e con le sue case imbiancate di calcio. È significativo che Leo Giuse, quando approda a New York, e quindi siamo parte all'oceano, e quindi siamo lontani nella memoria, se non altro, prima del Mediterraneo, nelle sue interviste riportate nel quadro di cattedrale ai Roma Bianchi, che secondo il suo viaggio, lui ribadisce la sua appartenenza al Mediterraneo. E così dice: nel corso degli anni sono diventato sempre più un cittadino di un mondo, sia pure con un punto di radicamento molto forte. Il Mediterraneo, regno delle forme inondate dalla luce, sono dominato dagli imperativi dell'armonia, della bellezza, della pace. Il tema del Mediterraneo però ha valenze molto diverse tra il nazionalismo italiano, la cultura italiana è chiaramente all'interno di questa narrazione, all'interno di questa idea di classicismo, c'è una classificazione dell'antico, una classificazione del classico che è un elemento costante della cultura italiana, il tempo. Ma il tema del tempio nella raffigurazione di gioco del biblico rappresenta anche la nostalgia per un tempo che fu di un tempo di morte, e quindi con questa raffigurazione di archeologi si vedono questi elementi muti che hanno un greco che accolgono come se fosse la maternità il tema del tempio. Completamente diverso, opposto. Invece il rapporto, sempre a partire dalla Mediterraneità, quindi dal tempo, quindi dalla struttura dottrinale, da parte di Recorsi. Non c'è nessuna pacificazione della Latina. E in diversa architettura, Recorsi come dopo, queste due immagini risonanti, anche lei verso un'architettura punta molto anche sulla costa molto sciolta, perché si affida molto a noi con l'antico delle immagini. Da un lato il patrimonio fotografato da Marazzè come Vuber, come elemento che ha perso colore, ha perso la guardia, ha perso la sua decorazione. Ma proprio quanto Vuber è un elemento di un'architettura parlante, perché esprime la razionalità dell'antico. Però non c'è nessun aspetto nostalgico. Il Partenone, come dice Le Corbusier, è una terribile macchina. Quindi non c'è nessun senso di quello che ho definito pacificazione della vita. C'è l'elemento razionale, che è la stessa razionalità del mondo maschilista e del mondo, diciamo così, industriale. Ma sono due narrazioni, secondo me, profondamente alternative, una rispetto all'altra. Un altro elemento che serve a sottolineare le analogie, ma anche le profonde discontinuità e differenze, è il confronto
tra quella e quella cosa, a sinistra quella di Giorgio Morandi e a destra quella di Enrico Crisi. Il tema è lo stesso, è interrompe lo stesso, ma dura molto. Tema ricorrente dell'arte e della cultura. Ma opposti sono i sentimenti, non si tratta di capire quale è meglio, quale è più secondo le vostre, il vostro sentito, non è questo. È mancare la differenza tra due culture che sono profondamente diverse perché legate ad aspetti comuni. Per Giorgio Morandi questi oggetti sono immersi in un'atmosfera senza tempo, poderosa. C'è ancora l'aspetto protetto, secondo loro. In le conclusioni, la combustione, il turismo, il comunismo, tutto si appiattisce, non c'è nessuna prospettiva. Però non c'è più silenzio, c'è clamore, questi sono come pezzi spogliati di una macchina che conta il movimento, che è fissata solo un punto, ma è come se una volta che sto lo sguardo, questi pezzi cominciano a muoversi, come delle vere e poi ma il tema che ci ho parlato, con le sue strutture critiche, è un elemento che in qualche misura rispetto al palazzo di Cinepale, delle strutture ottocentesche, delle strutture sono occultate, e le strutture, grazie al Cinepale, diventano, si vedono in superficie, costituiscono quasi un mezzo schermo. Quindi la cultura italiana, attraverso la razionalità del Cinepale, riscopre alcune valenze che sono quelle delle trilite del mondo classico. E sono molte, non sto qui a illustrare, che sono esempi noti. La cultura italiana è una cultura fortemente legata a questo aspetto della struttura del trilite, del mondo verticale, del mondo orizzontale, che è un omaggio ai diversi linguaggi introdotti dal Cinepale. A destra fra i bambini, più che una struttura trilitica, fa riferimento alla vera di nuovo, un elemento classico di quello del ridicolo panottico del 400, ma come se togliesse delle aste rimane questa sorta di scheletro, il cui antecedente è come un reticolo spaziale molto più complesso. Per le conclusioni di nuovo, il tema della gabbia strutturale è qualcosa di completamente diverso. Si manifesta attraverso, secondo me, una delle architetture più importanti di tutto il mondo moderno e, secondo me, una delle figure dei progetti più sconvolgenti, più inquietanti dello stesso Le Corbusier. Sembra apparentemente la Maison de Godot progettata nel 1914 una figura banale, quello che rimane un terremoto, oppure sono le costruzioni più o meno abusive del sud Italia in attesa di essere abitate, di essere finite per costruire. Ma in realtà è un'apparizione sconvolgente nel panorama dell'architettura. È sconvolgente perché contraddice gli stessi principi del movimento moderno e gli stessi principi delle condizioni. Qui la forma non segue la funzione, non c'è nessuna funzione. Qui l'esterno non è il frutto di un interno, non c'è nessun interno. È un elemento completamente sconvolgente, legato ai principi del centro. Però qui i pilastri sono arretrati rispetto alla fonte, quindi possono essere suscettibili di diverse interpretazioni. E così la pianta può essere suscettibile di diverse interpretazioni, è un'architettura in attesa di essere allestita. Qual è la differenza? La differenza è che mentre le architetture italiane hanno un senso di pacificazione del classico, qui questa architettura invece punta a tutt'altro, è qualcosa di oltre il classico, ma se vogliamo è qualcosa che punta all'archetipo, all'elemento primitivo, è quasi una rinnegazione del forse stato di Rousseau, quindi amici anche del comunismo, tanto è vero che hanno prestato alla nostra un modo frontespizio del comunismo, che è quello della parte della l'apparizione sul paesaggio del mondo del terrificante della prima architettura. Ecco, penso
penso che la ragione di noi abbia qualche cosa effettivamente di testificante per la sua elemento di innovazione. E quindi stiamo in un contesto molto diverso da quello che dicevo. Qui ho messo assieme la sezione della Domino, che è una sorta di riparto, come attraverso un'altra figura illuministica, che è il riparto del popolo. Il popolo è un uomo che mette in opera la natura, che prende un albero, lo erige a riparo e è in pacificazione con l'antidifesa lavorata dall'architettura, l'età della terra, in pace con gli dei e mentre in opera la natura. Quindi vedo la stessa, diciamo così, essenzialità di alcuni elementi ricorrenti del periodo ellenistico. In più è quello che dicevo prima, cioè è una sorta da un elemento che è suscettibile di diverse declinazioni. Non a caso la commissione pensava che la potesse essere anche usata per la ricostruzione del terremoto di Messina. Messina del 1908 ha un terremoto sconvolgente, per la ricostruzione di Messina pura fino al 1932, e così pensava a Domino come una possibile autocostruzione, quindi a prendere un tema, quello della fase post terremoto di grande attualità. L'altro elemento è il tema del portabottiglie, il tema dello spazio aperto. Ci abbiamo un'estensione a scala urbana degli elementi come il mondo infieli, Oppure se la è questa grande viadotto abitato, non c'è l'unico viadotto formale, è quello della gabbia strutturale, ma poi tutto questo edificio viadotto viene costruito per tempo attraverso autocostruzione, quindi suscettibile di case, di celle, di abitative, di stile nazionalista come in stile molesto. Quindi stiamo all'interno anche qua di un elemento che contraddice, per esempio, una figura di Recondite come l'origine programmatore, perché qui assiamo addirittura a quello che è il divenire. Da fuori parla del grande bus come un'attima imperfetto di venire. L'altro tema è quello della pianta, che si ricorda di conoscere che la pianta è tutta dimensione di tutto, quindi anche attraverso la pianta è possibile trovare delle differenze, continuazioni o anche disponibilità tra l'architettura italiana e l'architettura di Le Corbusier, partendo proprio dal lato fondamentale, che è quello della pianta. Come loro, nel suo libro che ha scritto nel 70, che è stato pubblicato, tradotto in Italia nel 90, ribadisce l'elemento classico del movimento moderno, facendo una paragone tra la Marcorretta di Andrea Palladio, che segue, si vede nell'immagine a destra, un ritmo A, B, A, B, A, con un'architettura celebre di Corbusier, di Stein a Gash, con cui l'ordito dei pilastri segue esattamente il ritmo A, B, A, B, A. Questo elemento di colore che è stimolante per sottolineare questo aspetto del classico del moderno, a mio avviso però è una lettura del tutto parziale, perché se è vero è possibile fare questi discorsi, mi sembra che il colore omette qualche cosa di fondamentale, perché non è vero che le architetture, molte delle architetture delle Corbusier puntano solo sul ritmo razionale, piano, dato dai nomi compositivi, dalla numero di pilastri. Ma uno può dire cosa che mi pare invece fondamentale, che le Corbusier mette nelle
non è chiaro, che scomparsa dalla mia di figure che sono figure organiche, attraverso le navi, attraverso le scale, attraverso alcune isole organiche, alcune politiche di servizio. Ma questi sono pezzi di carne che mette nella razionalità della pianta. E qualche cosa di sconvolgente. E quella che io chiamo contraddizioni programmate, contraddizioni programmate nel senso che le conclusioni agisce sempre attraverso questa contrapposizione degli opposti, accetta sempre il rischio, c'è sempre questa sorta di teatralizzazione degli elementi dissonanti che noi troviamo nella cultura italiana. E sono molti gli esempi che mi sto a descrivere, ma soprattutto questi elementi organici che perturbano con il virus l'elemento della matematica. L'altro aspetto fondamentale è la visione di Nicolosi, che anche questa nasce a partire dalla visione dell'antico, ma l'antico diventa anche qua l'uomo dell'invenzione. Nel caso dell'architettura, ma ritorna proprio in diversi momenti, in diversi punti, Le Corbusier parla di Atene. Atene, tra l'altro, è la meta ultima del viaggio della nave Patris, che nel quarto Cina del 1933, poi alcune meta ultima, come approdo ultimo, Atene. Ma Atene non è la prima volta che è oggetto di riflessione da parte di Le Corbusier. Le Corbusier, quando parla di Atene, parla di disordine apparente. Parla di una molteplicità di assi e parla della Atene come casse di risonanza del paesaggio del mondo. Cosa apre rispetto, per esempio, ad altri linguaggi urbani di cui abbiamo usato? È che Atene ha questa forma di aggregazione dei monumenti, che però sono aggregati secondo delle prospettive che sono sempre notevoli, diverse, e creano dei trattati estremamente stimolanti come il passaggio, casse di risonanza del passaggio. Quando Le Corbusier introduce il quarto Cian che si svolge alla Terra, usa una frase che secondo me è di grande importanza e di grande effetto. È stata la cronaca a fare di me un ripetere. Quindi il tema classico della cronaca viene stravolto e viene posto in contrapposizione rispetto alle cose cos'altro, cioè quella che mette gli assi uno accanto all'altro. Le Corbusier dice che una domanda proprio in antichesi del saggio rispetto a Capelli o altro in casa lunga, dice gli assi delle cose sono la calamità dell'architettura. Gli assi si incrociano a stelle, tutte verso l'infinito, l'indefinito, l'ignoto, l'una, senza un fine. L'asse delle cose è una recente. È l'antico. Quindi il tema anche qua dell'antico serve per dare voce all'opera. La stessa cosa avviene quando Le Corbusier trascrive e disegna il passaggio di Roma antica, ma lo fa con un certo punto filologico, ma disegna una città caotica, molto anche questa probabilmente di ordine mentale appunto dell'insieme, sono molti, penso a un'architettura, questo passaggio dopo alla Villa Ligorio, attraverso i soliti patologi, quindi una generazione la Roma antica, alcune stanze di comunistica, i soliti patologi e della mediterraneità. Ma lo fa con un ordine molto simile a questo di Spinalesi, cioè non ha un tempo filologico, ma vuole semplicemente celebrare i valori che sono proprio dell'architettura come
è quello del volume mediato dalla figura del Pienaresi. Le conclusioni che diceva che oggi si è conosciuta a Berlino, non a disposizione del Berlino, ma conosciuta a Roma nel 1911, in occasione della modernità, in occasione della mostra del 50 anni dell'Unità d'Italia, della risposta Pienaresi. Ma i suoi giudizi su Pienaresi sono molto costruttivi, come è proprio nelle corde delle conclusioni. Da un lato parla del lavoro di Pienaresi come un menino, e dall'altro canto dice che sono esercizi sinantonici che aprono alle corde portate. Quindi questo siamo abituati a pensare, a registrare ancora tanti domini delle conclusioni. Ci sono alcune coincidenze che disegni tra Pienaresi di Villa Adriana e i conclusioni di Villa Adriana, che sono chiaramente tutto significativi. Come significativa questa scelta per il confronto fra il Pienaresi e il principio di Villa Adriana? Quello che è aggiunto, ed è fondamentale, è nella lettera A e B. Anche qua le conclusioni hanno fatto che mettere in antitesi di due punti positivi. In uno, come una sorta di vicino, una sorta di neurale. B è l'elemento della collina, dell'orografia, quindi anche sono elementi che sono obbligati a convivere l'uno accanto all'altro. Ma quello che secondo me è l'elemento fondamentale, come diceva la giustizia, è il fatto che il tema del Berlino introduce un in particolare rispetto a quella che è tipica della costruzione. L'architettura è molto positiva, aggiunge, costruisce. Però è importante che nel linguaggio dell'architettura ci sia anche il suo elemento articolato, cioè comporre per sottrazione. Le conclusioni compongono per sottrazione, ma dando l'esperienza della rovina, per esempio, nel giardino del Palazzo del Governatore, oppure tutte le sue tetti giardini sono una sorta di camera a cielo aperto, e è l'approccio, diciamo così, della sottrazione. Ma quello che è del tutto, secondo me, emozionante, che serve, secondo me, a trovo di Montusetta, questo dogmatismo, la fatta di lui si commuove anche rispetto ad alcuni oggetti, la notte, la spiaggia, il campanone. E poi messi in là come se fosse una sorta di natura morta. E ha una sorta di promozione anche per le piccole cose. C'è una frase molto bella che dimostra che non esiste, dice: io ignoro il miracolo della fede, ma dico spesso quello dello spazio mentale, con un aumento dell'emozione plastica. E quindi mi sembrava giusto mettere queste pochi oggetti d'accordo. Dalla spiaggia, il tema che sta molti di Lanziano, e più vicino ho voluto questa frase: prendete un ciotto in mano di un sembrato, è un microcosmo frammento con lo strato geologico avvenimento di fuoco, con le sue fratture rappresenta la materia e gli strati sovrapposti che mostrano citati contrasti di nature bianche o colorate, è una compensazione che imparate con questo cittadino della mia storia, è un testimone inevitabile, implacabile. Come riesce le conclusioni a parlare nel quotidiano? E basterebbe questi appunti, queste note, per toglierlo da quella sorta di idea di architetto cinematico. E così lo stesso c'è una delle pagine più belle che sicuramente non viene mai citata, la sua emozione nei confronti di Natale e Bambina. Natale e Bambina, quando gli avventori hanno dato la postazione, lasciano sul tavolo alcuni oggetti spazi. Ecco, quindi questo anche oggetti spazi riesce a tenere un ordine fatale, uno spazio indicibile. E trovo veramente sorprendente che una persona di questo livello abbia questo senso di commozione per il quotidiano. Lasciatevi precisare in modo quasi scolastico. Guardatevi in giro una volta, non in un ristorante che l'uso dell'intervento arbitrario della maniera di maggiordomo distrugge il mio cuore.
osservate in un altro secondo morale due o tre persone che hanno preso il caffè e stanno facendo conversazione. La palla è ancora coperta di bicchieri, di bottiglie, di piatti, l'odore, il sale, il pepito, ma non importi da chi bocca trovato. Considerate l'ordine fatale che metto uno di questi oggetti mi fa troppo toccati, ognuno di essi è sentito a qualcosa, sono stati scelti dalla mano dell'uno o dell'altro. Le distanze che li separano sono la misura della vita. Ecco, io penso che ci sia il filo rosso dell'ordine fatale di questi oggetti unici, con alcuni elementi che abbiamo sicuro che tu sapete accettato, non entrare in tutto le lezioni, i passaggi umani fondati sulla pensamento paradigmatico delle parti, il modo di condizione della Roma antica, i sinarci di una terra, un risorgimento apparente delle meditatore. Ma oltre a questo, quello che secondo me rappresenta un elemento fondamentale, una lezione di conclusione del fondo dell'antico, e che mi piace ribadire in questo contesto, e che ci insegna che c'è un solo modo di interagire con l'antico, che è importante per la natura progettuale, quello di diventarlo come nostro. Grazie.